Buonasera, mezzanotte 37 minuti, benvenuti al telegiornale della notte. Apriamo con il caso Pizzarotti, il sindaco di Parma, sospeso dal suo partito, il Movimento 5 Stelle, che tramite Beppe Grillo ha detto la trasparenza è il primo dovere. Pizzarotti ha replicato e lo ha fatto anche nel corso di Bersaglio Mobile, la trasmissione di Enrico Mentana. Sentiamo. Non può passare il concetto che chiunque, senza comunicazione preventiva, venga fatto fuori. Si difende così il sindaco di Parma durante Bersaglio Mobile, dopo la decisione del movimento di sospenderlo per aver ricevuto a metà febbraio scorso un avviso di garanzia per le nomine al Teatro Regio della città. Per Beppe Grillo la colpa di Federico Pizzarotti è quella di aver nascosto per 3 mesi l'avviso di garanzia. Si consuma così lo strappo definitivo tra il vertice e il primo cittadino di Parma, da sempre non allineato alle direttive di Grillo e del direttorio. L'accusa del movimento contro il sindaco è appunto quella di aver tenuto nascosto la notizia dell'avviso di garanzia, ma Pizzarotti contrattacca. Con chi dovevo comunicare se non mi rispondevano al telefono? Il movimento comunque per mesi ha scavato una trincea per minare la mia credibilità e non ho intenzione di dimettermi da sindaco. Resta l'altra parte della polemica, il presunto differente trattamento del movimento riservato invece al caso Nogarin. I grillini spiegano, a Livorno l'avviso di garanzia è partito intorno alla metà di aprile e il primo cittadino ha avvisato i vertici non appena lo ha ricevuto. E confermata l'esclusione della lista Sinistra per Roma Fassina sindaco dalle elezioni amministrative del 5 giugno. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Stefano Fassina, che resta fuori dalla corsa per il Campidoglio. Appunto, l'ex viceministro dell'economia ha annunciato che presenterà un nuovo ricorso al Consiglio di Stato e che avrà l'ultima parola sugli errori di compilazione nelle sue liste. E la Cassazione ha confermato le condanne dell'appello bis nei confronti dei 6 imputati per il rogo alla Thyssen, nel quale nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 morirono 7 operai. Questo dopo che il procuratore generale Paolo Filippi aveva chiesto un terzo processo e una possibile riduzione delle pene. Le lacrime dei parenti delle 7 vittime della Thyssen subito dopo la lettura della sentenza con cui la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne per i 6 imputati, 2 dirigenti tedeschi e 4 italiani, tutti colpevoli per quel rogo che la notte del 6 dicembre 2007 ha ucciso i 7 operai che stavano lavorando alla linea 5 dell'impianto torinese dell'acciaieria tedesca. La pena più alta è quella per l'amministratore delegato Eshpenan, 9 anni e 8 mesi, una sentenza che non ha tenuto conto della richiesta del procuratore generale di annullare le condanne per rideterminare le pene dei 6 imputati e andare così al nuovo processo dopo 5 gradi di giudizio già affrontati. In primo grado l'accusa era quella di omicidio volontario, reato che durante il processo d'appello è stato derubricato a omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente. Non potrò mai dimenticare i miei compagni, dice l'unico sopravvissuto, ma forse questa tragedia a qualcosa è servita. Ovviamente dopo la Thyssen è stato approvato il decreto, la legge 81, il testo unico per la salute e sicurezza per i lavoratori, che è indubbiamente un passo in avanti per chi chiede sicurezza, chi deve avere la possibilità anche di esigere sicurezza, perché oggi manca spesso e volentieri anche questa opportunità, viene negata ai lavoratori. L'Austria non costruirà alcuna barriera al Brennero, almeno per il momento. La rassicurazione è arrivata oggi durante la visita congiunta del ministro dell'Interno Alfano e di quello austriaco. Angelino Alfano e Wolfgang Sobotka lo annunciano insieme proprio al Brennero: stop alla costruzione della barriera. Che Vienna fosse ormai con le spalle al muro e obbligata a fermare il cantiere, lo si era capito già in mattinata dopo il no europeo al cosiddetto permesso preventivo, vale a dire ad una deroga a Schengen. La costruzione di una qualsiasi forma di ostacolo, ha sottolineato l'Unione usando toni forti, sarebbe una violazione del diritto comunitario. A rafforzare la pressione sull'Austria oggi anche le parole del ministro delle finanze tedesco Schäuble. I trafficanti troveranno nuove rotte, ha ricordato, l'Austria dovrebbe sostenere Roma invece di stabilire al Brennero, una delle frontiere più intrise di significato emotivo d'Europa, nuovi controlli. La profezia del ministro tedesco in particolare trova riscontro nei numeri rilasciati da Frontex. Per la prima volta dal giugno 2015, nello scorso aprile, gli arrivi in Italia hanno superato quelli in Grecia. C'è comunque da segnalare un passo avanti verso il controllo delle rotte provenienti dalla Libia, con il primo via libera del governo libico all'ingresso nelle proprie acque territoriali delle unità navali europee.
Oggi pomeriggio è stato arrestato Severino Antinori, il discusso ginecologo al centro di numerosi casi di fecondazione assistita. È accusato di rapina e lesioni aggravate ai danni di un'infermiera che lavorava alla clinica Matris, ora posto sotto sequestro. La donna 24enne ha raccontato di aver subito un prelievo forzato di ovuli dopo essersi sottoposta a delle cure per una cisti ovarica. Successivi accertamenti sulla vittima avrebbero poi certificato l'espianto e segni di ecchimosi compatibili con le manovre di immobilizzazione per l'anestesia forzata. Un'accusa assurda, ha commentato una collaboratrice di Antinori. Il professore si trova ai domiciliari ed è stato interdetto per un anno dalla professione. E per il calcio, domani si giocano gli anticipi dell'ultima giornata di Serie A. Con Napoli e Roma, le milanesi si definiranno le posizioni valide per la Champions League e per l'Europa League, ma intanto è il mercato che sta prendendo il sopravvento. Siamo ai titoli di coda del campionato e, come accade spesso in questi casi, è anche il momento dei saluti, magari con effetto ritardato. Si potrebbe leggere così l'esternazione di Roberto Mancini, che deve far riflettere. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con l'Inter, ma si dice disposto a stracciarlo se non ha più il gradimento di prima. Dopo una stagione sofferta, adesso Mancini vuole chiarezza dalla società. Soprattutto ci sono le incognite del mercato, che potrebbe costringere il club a qualche cessione eccellente. In primo piano quella del portiere Handanovic, desideroso di giocare la Champions. Intanto, nell'ultima fatica in campo, il destino dei nerazzurri si incrocia a distanza con quello del Milan, impegnato nello scatto finale per il sesto posto. L'Inter incontra il Sassuolo, che precede di un punto la squadra di Brocchi e potrebbe raggiungere il traguardo storico dell'ingresso in Europa. A San Siro va in scena Milan-Roma, con i giallorossi che cullano l'ultima flebile speranza di togliere al Napoli la Champions diretta. E per Francesco Totti arriva la chiamata speciale di Buffon per averlo in nazionale agli europei. In Francia ci sarà Ibrahimovic, che ha dato l'addio al Paris Saint-Germain dove, parole di Zlatan, è arrivato da Re e saluta come una leggenda. Prima di chiudere, una notizia significativa, molto significativa, che arriva dagli Stati Uniti, battuta poco fa dalle agenzie. Il colosso farmaceutico Pfizer ha deciso di bloccare l'uso dei propri medicinali per le iniezioni letali usate per la pena di morte. Anche se già 20 case farmaceutiche europee e americane hanno annunciato iniziative simili, la decisione Pfizer, riporta il New York Times, è considerata una pietra miliare. Pfizer, infatti, è un colosso mondiale in grado di dettare la strada per tutto il settore. Bene, l'ultima notizia, ricordo, l'informazione torna alle 6.30 con Omnibus News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.